tutti, la Ternana prepara una potenziale sfida playoff da dentro fuori contro il Frosinone in programma lunedì 18 aprile in serata, dovrebbe essere fissato per le ore 18 il calcio di inizio, sfida che sarà libero liberati contro il Frosinone. Ternana che viene dalla vittoria contro il Crotone per 2-1 in terra calabrese e con una prestazione che non ha lasciato certamente soddisfatto il tecnico Lucarelli, che nella classica mini conferenza di post partita ha analizzato l'approccio alla gara, che è stato secondo lui un approccio errato, un approccio con poca convinzione, poca cattiveria sotto porta, e ha dichiarato anche che si è sgolato a fine primo tempo con i ragazzi, ma poi la Ternana ha trovato due gol che hanno ribaltato, uno nel secondo tempo via e uno nel primo che hanno ribaltato la partita, e Lucarelli stesso ha confessato che il secondo gol è stato fatto sull'azione più difficile perché purtroppo sono stati sbagliati dei gol precedentemente. Ma comunque, al di là di questo, ora testa la prossima avversaria che è il Frosinone ed è l'ottava squadra in questo momento in classifica, e ovviamente è una partita da dentro fuori per l'impresa sportiva, chiamiamola così, sogno per l'impresa sportiva, sogno playoff, per cui solo una vittoria con il Frosinone consentirebbe alla Ternana di continuare a crederci, altrimenti mancherebbero poco più di tre partite e non sembra fattibile questo. Però è giusto comunque crederci, è giusto preparare la sfida con il Frosinone ai massimi dettagli. Ternana che in questi due giorni si riposerà, ma poi mercoledì o giovedì tornerà ad allenarsi proprio per preparare al meglio la sfida di lunedì. Per quanto riguarda altro, domani il Presidente avrà un importantissimo incontro con la Presidente della Regione per quanto riguarda il progetto Stadio Clinica, quindi scopriremo domani sera se dalla Regione c'è la volontà o meno di accordare e di approvare questo importantissimo progetto. Quindi domani sarà una giornata abbastanza importante, direi cruciale per questo tema. Nel frattempo la Ternana Calcio si concede qualche giorno di riposo per poi preparare al meglio una sfida che sul campo di gioco sarà fondamentale per i playoff. Non vuol dire che se vinci col Frosinone ci vai automaticamente, la strada è ancora lunga, però ci resti aggrappati, mentre se purtroppo col Frosinone dovesse arrivare una sconfitta, a quel punto non so se la matematica direbbe che non ci siano speranze, ma certo è che sarebbe veramente quasi impossibile.